facendo l'analisi energetica. Quindi adesso 10 minuti in propedeutica a fare l'analisi energetica, facciamo alcune piccole modifiche, piccolissime al flow sheet. Allora, seguitemi un po' un attimo. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi. Ci vuole un attimino, lo facciamo girare 5 minuti. Così, per chi vuole, lunedì facciamo l'analisi energetica. Allora, prendete, cominciando dal primo scambiatore di calore. Allora, aprite la tendina, vedete H curves, new, ok. Allora, fate lo stesso col secondo scambiatore di calore. Poi entriamo nelle colonne. Quindi B1, configuration, condenser, new. Reboiler, new. Idem con lo stripper, configuration, condenser. Così lui per tutti i blocchi di scambio termico ci genera i diagrammi temperatura e entalpia che serviranno poi a fare l'analisi energetica. Allora dobbiamo farlo girare. Adesso ci armiamo di santa pazienza. Cominciamo dallo scambiatore, il primo. Allora, adesso la curva HT dovreste avercela compilata. Vi stampate il grafico mettendo l'entalpia sull'asse X e la temperatura sull'asse Y. Allora, Davide R. Del Rico hanno risposto. Gli altri due? Sì, io sto facendo pian piano, ma sia condenser che reboiler per tutte e due. Certo, sono due scambiatori di calore, né più né meno. Ok, una volta che avete stampato questi grafici, ci apriamo un altro foglio Excel. Vi aprite un foglio Excel. Oh, vediamo se corrisponde al nome del flow sheet. Sì. Ok. Allora, hai fatto una tabella così. Allora, una colonna con il nome dello stream. Una colonna con la temperatura iniziale, una colonna con la temperatura finale e una colonna col carico termico che ci dà Aspen. Allora, questi saranno gradi centigradi. Allora, qua Aspen a me mi sta stampando le curve in gigacalorie ora. A voi non lo so. Come si costruiscono queste tabelle qua? Attenzione! Allora, si stampa la H-curve di uno scambiatore di calore. Ad esempio, questo per me è il preriscaldatore e vaporizzatore del feed. Si va a individuare in questo grafico le zone lineari a tratti. In questo caso non ci sono problemi. Palese. Allora, per ogni zona lineare a tratti si mette una entry della tabella. Allora, entry 1, temperatura iniziale 50. Temperatura finale per me è 93 e mezzo.
Gigacalorie ora circa 3,1. E infatti lui mi dice 3,14. Bene. Allora, il secondo pezzo lineare. La temperatura iniziale sarà 93,5. Temperatura finale me la prendo con 95. Le gigacalorie ora sono 7,1 meno 3,14. Allora, questo è il feed preheat e questo è il feed boil. Chiaro, ragazzi? Rispiego? Davide C, non ti sento mai. Ah, infatti si è anche ammutolito. Ma questo lo fai perché poi, nel senso, dovresti scaldarlo in due scambiatori diversi per far lavorare bene gli scambiatori. Potrebbe essere uno dei risultati che scoprirò con l'analisi energetica lunedì pomeriggio. Questa che hai detto, Davide, è una cosa molto verosimile. Ok, adesso vado a vedere la stessa cosa nel secondo scambiatore di calore. H-curve, ho il results, mi faccio il grafico mettendo sempre il delta H sulla CX e la temperatura sulla CY. Enrico, ci sei? Sì, ci sono. Ok. Alessandro non lo chiamo in causa perché lui queste cose gliele insegnano nei corsi. Allora, qui ho una retta bella tranquilla che parte a circa 85 gradi e arriva a 223. Attenzione però, ragazzi. Una cosa, allora, il primo scambiatore era una corrente che si scaldava, questo qua, vedete? Mentre lo scambiatore del riciclo è una corrente che si raffredda. Mi seguite? Sì. Quindi in questo caso io non scrivo da 85 a 223, scrivo da 223 a 85, ok? Il delta H è meno 2,1, però lo scrivo lo stesso in positivo. Perché sono un ingegnere. No. Non perché sono un ingegnere, perché l'Aspen Energy Analyzer li vuole tutti positivi. A patto che tu gli dia le temperature così. Cioè, io non devo mettere prima la temperatura inferiore e dopo la temperatura superiore. Devo mettere prima la temperatura con cui vado dentro lo scambiatore. Cioè, non l'ho inventata io sta convenzione. Perché Aspen, se vede la temperatura di ingresso più alta, fa lui direttamente l'inversione. Esatto, 6. Bravo. E comunque non è neanche un'invenzione dell'Aspen Tech, è un'invenzione di Linhof e Vendroff 1979. Che sono degli ingegneri. Sai che non lo so, onestamente, cosa erano laureati. Non ho mai letto il curriculum di questi tizi. Si sa che sono loro che hanno inventato sta cosa. Poi, di solito, quando c'è le entalpie sempre positive, c'erano sempre gli ingegneri. Sì, beh, questo in effetti è papabile. Adesso bisogna fare lo stesso con il reboiler e i condensatori delle colonne. Allora, dentro le colonne, cominciamo dalla prima colonna, condenser. Questo per me è il condenser della colonna grossa. Allora, nel condenser
io ho un fluido che si raffredda, giusto? Quindi devo scrivere prima le temperature calde. Devo fare una cosa lineare a tratti, ok? Quindi c'ho un pezzo che va da 83,8 a 77,9. Ok? Condenser 1 part 1. E il delta H è ok, 0,95 nel newton di misura. La seconda zona arriva fino a 77,9. Allora, praticamente è una zona a temperatura costante. Piccola gabola. Quando ci sono tratti a temperatura costante, si mette un delta T convenzionale di 1. Ok? Pronto? Quindi in questo caso io cosa faccio? Metto la temperatura finale giusta e alzo di un grado quella precedente. Perché la convenzione mi lascia libero di scegliere se modificare questo punto o questo. Anche questa è un'invenzione di Linhof e Vendroff. Ma anche l'Aspen Energy Analyzer la vuole questa cosa. Se no poi lui si trova a dover fare delle divisioni per zero. Perché poi Aspen Energy Analyzer calcolerà i delta T in certi passaggi del calcolo. Allora, noi lo sappiamo chimicamente perché siamo in una zona a temperatura costante, perché qui c'è una condensazione di un liquido quasi puro. Ok? Dal condensatore della prima colonna esce etanolo al 96% molare. È chiaro che un puro che condensa, condensa a una temperatura fissa. Però, per convenzione, devo dare un delta T di 1. E il delta H è da 10,5 a 0,95. Quindi, 9,55. Adesso, ho finito col condensatore della prima colonna. Entro nel ribollitore della prima colonna. Ho il ribollitore della prima colonna, ribolle una roba mista di glicerolo e acqua. Vedete che la curva è un po' curvata. Allora, innanzitutto, ragazzi, notate che non è una curva a temperatura piatta, perché la miscela di glicerolo acqua è abbastanza ricca in glicerolo da... tra il liquido e il vapore che si genera, c'è abbastanza differenza da far sì che quando io entro... sono a saturazione a 106 gradi, il liquido che esce dal piatto sopra. Il vapore che risale dalla caldaia ha una temperatura abbastanza diversa, ha una composizione, scusate, abbastanza diversa da dare una temperatura di saturazione diversa di 5 gradi circa. Ce la prendiamo così com'è. Allora, io questo grafico me lo spezzo in due zone, va bene? Non voglio fare il goloso. Allora, la prima zona mi faccio 1, 2, 3, 4, 5 punti per la prima zona e il resto per la seconda. Quindi per me la prima zona va da 106,5 a 109. Ok. E
e il delta H è circa 2,6. Adesso non sto a fare tanto il raffinato. La seconda zona va da 109 gradi a 111,3. E il delta H è 7,3 meno 2,6. Ci siamo? Sì. A questo punto faccio esattamente le stesse cose con la seconda colonna. Ricordandomi che il condensatore è un fluido caldo che si raffredda. Quindi devo scrivere prima la temperatura alta e poi quella bassa. Qua ho bisogno di due zone, amen. Quindi da 102 e mezzo a 99,6. ...0,45 di entalpia. E poi dovrei andare da 99,6 a 99,5, ma qua mi scatta, siccome sono in una zona a temperatura piatta, la convenzione di un grado. Quindi metto la temperatura finale giusta. E rialzo la temperatura intermedia. Allora, l'entalpia è 4,9 meno 0,45. Il reboiler dello stripper e qui sono fregato perché lo dite voi, inventarmi una spezzata, non me la cavo spezzando questo coso in due parti, me ne devo fare almeno tre. Mi seguite? Sì. Ragazzi, qua uno è abbastanza libero di spezzarselo in maniera lineare, più o meno come vuole, nel senso. Allora, io mi prenderei fino a i primi 1, 2, 3, 4 punti, 1, 2, 3, 4, lo spezzerei sempre in 4 in 4, giusto così, ma è una scelta, qua non c'è... Il modo in cui lo spezzi... Cambia tanto il calcolo? Potenzialmente sì. Potenzialmente ha un effetto. Però tutto sommato... Allora, questo... Allora, la regola del pollice in questi casi, Davide... Allora, questo è un fluido freddo che si scalda, perché siamo dentro un reboiler. La regola del pollice, quando tratti un fluido che si scalda, è che tu dovresti fare la tua spezzata in modo da stare sopra la curva. Mi segui? Pronto? Sì, ho capito. Cioè, qui la retta approssimante sta sopra e va bene. Poi, se prendo altri 4 punti, la retta approssimante... 3, 4, 1, 2, 3, 4. La retta approssimante sta sopra e va bene. Qui la mia curva diventa convessa, quindi la retta approssimante starebbe sotto. E quindi in teoria non va già bene. Dovrei spezzare di nuovo almeno 2 e 2. Capisci? In teoria, okay. Seguire le regole di Linus e Vendroff, dovrei spezzare l'ultima zona in altre due sottozone. Però non voglio fare così il certosino in questa esercitazione, hai capito? Certo, quindi, solo per capire se c'era un io senso. Te la spiego giù. Sì, sì, il senso c'è. È che okay. Se tu stai trattando un fluido che si scalda,
la tua retta approssimante dovrebbe stare sopra la curva. Se invece è un fluido che si raffredda, la retta approssimante dovrebbe approssimare da sotto. La regola sarebbe questa. Poi in questo caso faccio un po' il... faccio un po' quel che mi pare. Mi fermo qui a 150 gradi. Entalpia 14,3. Mentre l'ultima parte mi arriva fino a 225, quindi da 150 a 225, delta H arriva fino a 22, quindi da 14,3 a 22. Ok. Boh, lunedì pomeriggio ripartiamo da questa tabellina. Allora, praticamente c'è da aggiungere una colonna. Allora, noi avevamo registrato la temperatura d'ingresso, la temperatura finale e il delta H. Quindi, per chi non ha aperto il file Excel di backup, c'è da aggiungere una colonna che faccia la capacità termica. Quindi praticamente c'è da dividere il delta H per il delta T. Però ragazzi, dovete convertirlo in kilojoule, perché l'Aspen Energy Analyzer vuole kilojoule. Allora, nel mio flow sheet il delta H era in gigacalorie, quindi ho dovuto convertire. State attenti a come avete preso giù il delta H voi dal vostro flow sheet. Ah, badate anche un'altra cosa, se non state usando il mio file e state facendo la divisione per conto vostro, quando dividete per il delta T, fate uscire sempre i numeri in positivo. A parte questo, allora, l'Aspen Energy Analyzer si trova sotto Aspen ISIS. Non chiedetemi perché. Cioè, sotto la directory di Aspen ISIS trovate Aspen Energy Analyzer versione quel che è. Allora, new HKI case, che sarebbe questa icona qua, se no file new case. Insomma, cliccate dove riuscite, deve aprirvi fuori una cosa con su scritto HI case 1. Ok. Ci sono. Allora, vi dico subito una cosa, cercate di tenerla a mente, perché sennò questo programma qua... l'interfaccia non è molto user friendly. Allora, quando una di queste finestre volete farvela andare fuori dalle balle, minimizzatela, ma non chiudetela. Perché se la chiudete e poi riaprirla è uno sclero. Cioè, bisogna andare a trovarsela dentro una serie di menu, è peggio di un labirinto. Se la minimizzate, ce l'avete sempre lì. Ricorda un po' Aspen Adsorption. Per fortuna crasha un po' di meno. Ok. Allora, il primo passo da fare è ricopiare la fluid list. Allora, la colonna
name va riempita purtroppo a mano, quindi bisogna semplicemente inserire i numeri da 1 a 12 a mano, però purtroppo una volta che uno ha fatto a mano questa colonna, le altre le può copia e incollare. Ok, allora le temperature si può fare CTRL C, CTRL V. Ok, allora vedete che una volta che gli date le temperature, lui fa apparire queste freccine colorate. Praticamente lui riconosce automaticamente gli stream freddi che si scaldano, freccina blu, e freccina rossa gli stream caldi che si raffreddano. Poi dove c'è MCP, kilojoule su grado all'ora, gli schiaffiamo dentro la nostra capacità termica nell'unità di misura giusta. Ok. E vedete che lui in automatico calcola il delta H. Allora, la prossima cosa che gli facciamo fare è praticamente gli facciamo calcolare, passatemi il termine, il cumulo di tutti i fluidi caldi contro il cumulo di tutti i fluidi freddi. Allora, praticamente, lui adesso cos'è che fa? Prende la temperatura minima del processo, che in questo caso è 50 gradi, no? Poi prende la temperatura massima del processo, che in questo caso è i 225. Sì. Ok. Tra la minima e la massima, lui calcola in automatico tutti gli intervalli di temperatura. Diciamo, allora, c'è un algoritmo predeterminato per calcolare questi intervalli. Adesso non mi interessa entrare in questi dettagli un po' troppo tecnici. Comunque, da 50 a 225, in base a una certa formula, lui si calcola una serie di delta T. All'interno di un intervallo di temperatura delta T, lui calcola il delta H dei fluidi freddi, cioè delta H in ingresso, e delta H dei fluidi caldi, cioè delta H in uscita. Allora, il risultato, per vederlo, dovete cliccare qua. Open Targets View. La vedete, sticona? Pronto? Sì, sì. È la terza da sinistra. Sì. Ok. Mi si apre una finestra che sulle prime può sembrare abbastanza poco comprensibile. Allora, la cosa principale da notare in questa finestra, come al solito, sta in basso a sinistra. Delta T minimo. Allora, io non so voi quanto ce l'avete preimpostato. Però, dico cosa significa. Allora, delta T minimo è la temperatura minima consentita negli scambiatori di calore. Cioè, vuol dire che in ogni ipotetico scambiatore di calore del vostro processo, voi non potete avere una differenza di temperatura tra il fluido caldo e il fluido freddo più piccola di questa. Naturalmente, gli potete far ripetere l'analisi energetica con valori diversi. Basta che andate dentro, fate un singolo click e poi cambiate il numero, ad esempio 20. Allora, se notate bene, ogni volta che cambiate numero e cliccate invio, cambiano i numerelli qua che vedete in cima e anche questi qua. Allora, tipo, se io adesso metto 25, vedete che qua è cambiata la pinch temperature dei cold. Ad esempio, rimetto 10 e questo numero cambia di nuovo. Cambiano anche questi numeri qua. Allora, cosa sono gli energy targets, heating and cooling? Allora, praticamente vuol dire che
per il caso che sta considerando, il vostro processo richiede come minimo, ok, questi kilojoule all'ora di calore da fuori. Viceversa, come minimo, il vostro processo deve rigettare cooling questi kilojoule all'ora fuori da sé. Insomma, il primo numero è l'input termico minimo. Il secondo numero è l'output termico minimo. In buona sostanza, tutti i fluidi freddi messi assieme chiedono da fuori questa roba qua. Minimo. Tutti i fluidi caldi messi assieme devono buttare fuori minimo questa roba qua. Allora, per spiegarvi invece cosa significano questi due numeri qui, è meglio vedere le cose in maniera grafica. Adesso, sempre all'interno di questa finestra qua, case 1 targets, cliccate su plots tables. La tendina. Dovrebbe aprirsi una cosa di questo genere qua. Sì. Ok. Allora, che cosa sono queste qua? Beh, ragazzi, vi ricordate venerdì come abbiamo costruito la fluid list? Prendendo le curve temperatura e entalpia dei singoli scambiatori di calore del flowsheet. Allora, praticamente dentro uno scambiatore di calore, vi ricordate, si può definire la H-curve. Abbiamo fatto poi, uno può mettere sull'asse X l'entalpia scambiata nello scambiatore, sull'asse Y la temperatura del fluido e ottiene la curva temperatura e entalpia di un certo fluido nello scambiatore. Ok, quello che fa l'Aspen Energy Analyzer produce esattamente lo stesso grafico, ma mettendo assieme tutti i fluidi del processo. Quindi questa, blu ragazzi, è la curva temperatura entalpia di tutti i fluidi freddi che passano nei vostri scambiatori di calore del flowsheet. Quella rossa è la curva temperatura entalpia di tutti i fluidi caldi che passano negli scambiatori del flowsheet. Cioè questo grafico, ragazzi, è esattamente la stessa cosa dei grafici TH dei vostri heat exchanger nel flowsheet, soltanto che sono messi assieme tutti i freddi e tutti i caldi. Nel grafico ritroviamo il parametro di calcolo dei requisiti energetici, il delta T minimo. Che cos'è il delta T minimo sul grafico? È il punto in cui la curva dei caldi e la curva dei freddi è la minima distanza verticale tra le due curve. Se io rifaccio il conto con 30, vedete che questa curva si è spostata, perché adesso la minima distanza in verticale non deve essere più 10, ma deve essere 30. Quindi lui trasla una delle due curve per riottenere questo requisito. Attenti a una cosa. Adesso che io rimetto 10, vedete che lui la curva la ritrasla in orizzontale. Ma perché la trasla in orizzontale? Perché, fate molto attenzione qua, le temperature sono fisse e dipendono dal processo. Ma l'entalpia non è fissa, perché noi abbiamo definito i delta H, non H. Ma quindi, se io traslo la curva, ad esempio, blu in orizzontale, il delta H totale dei freddi è sempre lo stesso, perché la curva viene traslata rigidamente, non viene compressa o espansa. Quindi il programma, il software, è libero di fare qualsiasi traslazione rigida orizzontale finché non incontra una distanza minima di approccio che è uguale a quella che gli ho inserito io. Rifaccio così capite meglio. Io al posto di 10, ad esempio, qua metto 40.
lui mi sposta sta roba a destra finché non trova una distanza minima verticale di 40 gradi. La cosa è illecita perché lui la può spostare a destra questa cosa di quanto vuoi, ma il delta H tra il punto iniziale e il punto finale è sempre lo stesso. Chiaro il concetto? Sì. Se non è chiaro lo rispiego, perché questo è abbastanza importante. Cioè, noi nel costruire la curva abbiamo definito i delta H dei fluidi, ma non l'entalpia assoluta. Mi seguite? Ora, siccome sull'asse X c'è l'entalpia, io sono libero di traslare questa cosa in orizzontale. Perché una traslazione orizzontale cosa vuol dire? Fisso il delta H e cambio lo stato di riferimento. Va bene, perché tanto quello che conta per fare l'analisi energetica è la temperatura di approccio minima nello scambiatore di calore. Cioè, su questo grafico, ragazzi, è come se voi aveste tutti i fluidi caldi e tutti i fluidi freddi che si incrociano in un unico grande scambiatore di calore complessivo. In cui tutti gli scambiatori di calore che voi avete e avrete nel flowsheet sono tanti pezzi di questo unico grande scambio termico complessivo. Allora, perché è importante? Perché è importante questo grafico con la delta T minima? Perché a questo punto, una volta che il programma ha tracciato le TH curve complessive, una volta che ha traslato per rispettare la distanza minima verticale, cosa succede? Succede che, allora, va a vedere al punto di distanza minima qual è la temperatura corrispondente sulla curva rossa? Circa 100. Dal crosshair, ok, la vedete? Zio Cristo, quando fa così. Ok? È circa 100. Mi seguite? Pronto? Okay. Sì, sì. Ecco, viceversa, qual è la temperatura sulla curva blu che corrisponde al punto di distanza minima? È circa 92,6. Circa. Adesso sto prendendo sul grafico un po' a spanne. Se voi ritornate dove c'è il summary... 102,5, 92,5, ve le ritrovate qua. Allora, la temperatura critica sulla curva fredda si chiama il pinch dei fluidi caldi, mentre questa temperatura critica sulla curva blu si chiama il pinch dei fluidi freddi. La media è il pinch globale del sistema. Un modo comodo per vedere la media è: aprite la tenda in alto e prendete le shifted composite curve. Praticamente è lo stesso grafico di prima, in cui i caldi sono la curva rossa dei caldi è stata abbassata di 5 e la curva fredda blu è stata alzata di 5. In modo che qua praticamente la media delle due temperature di pinch ve la trovate come punto di incrocio. Allora, questa visualizzazione a volte è ritenuta più comoda perché? Perché praticamente non c'è bisogno di tenere due temperature di scale, due scale di temperature diverse per i freddi e per i caldi. Cioè, in altre parole, nella curva reale io ho la temperatura minima dei miei scambi termici quando i caldi sono a 100 e i freddi sono a circa 90, ok? Viceversa, nel grafico shiftato, io ho il delta T minimo, ho una temperatura univoca, insomma, non mi serve definirne due, mi basta darne una.
Cioè, io so che in questo caso ha... Dove l'è? A 97 gradi circa c'è la temperatura minima negli scambiatori di calore possibili. Così a volte è considerato più comodo fare questo shift, perché così io definisco il punto più delicato degli scambi termici con una temperatura invece che con una coppia. È semplicemente una questione di comodità. Allora, la gente molto abituata, molto esperta in queste cose, preferisce questo grafico per il motivo che vi ho appena detto. Perché tutte le temperature, basta definire un valore e uno può ragionare su entrambe le curve con un valore solo. Chi non è molto abituato preferisce questa rappresentazione perché bisogna sempre dare due valori di temperatura per ogni incrocio termico, però sono i valori di temperatura giusti che hanno i fluidi nel processo. Comunque, questo aspetto della questione non è più importante. L'importante è che abbiate afferrato il concetto del delta H e della temperatura minima di approccio come distanza verticale. Allora, per andare avanti è però necessario fare un paio di considerazioni. Allora, mi metto adesso nella rappresentazione traslata. Allora, c'è un punto da capire. Allora, cosa sono gli utility targets che abbiamo letto qua all'inizio nel grafico? Allora, beh, tra virgolette semplice. Il calore che deve entrare nel sistema è tutto il delta H dei freddi meno il calore che i fluidi caldi possono cedere ai freddi in uno scambiatore di calore rigenerativo. Mi seguite? Pronto? Sì, io ti seguo. Funziona la connessione? Sì, sì. Sì, sì, ci siamo. Allora, praticamente, ai miei freddi servirebbe tutto questo delta H qua, giusto? Sì. Ma i fluidi caldi, guardando le cose sull'asse orizzontale, potrebbero coprire il fabbisogno termico dei freddi fino a questo punto qua, che vi sto facendo vedere con i marker. Sì. Quindi il calore minimo da imputare nel sistema non è tutto questo delta H, ma è da qua a qua. Ok. Viceversa, tutto il calore da buttare fuori dal sistema non è proprio tutto il delta H dei fluidi caldi, perché una parte del calore i caldi potrebbero cederlo ai freddi. Quindi il delta H da buttare fuori è da qui, dallo zero, fino a qua. Sì. Mi seguite? Sì. Ok, allora infatti se vedete, provate a vedere dove io ho messo il marker. Allora, lui mi segna circa 5,26 per 10 alla 7 kJ ora. Se vado su summary, qua trovo esattamente, ok, 5,27, perché è chiaro che sul grafico dove io punto il mouse c'è una certa approssimazione. Pardon. Vediamo qua invece cosa mi dice il grafico come delta H di input. Allora dovrei fare 2,047 per 10 alla 8 meno 7,34 per 10 alla 7. Ok, quindi qualcuno mi si arma di calcolatrice per piacere, che mi sono già dimenticato i numeri. Sì, 1 e 3 qualcosa. Per quanto? Per 10 alla 7? No, per 10 alla 8. Ok, e infatti 1 e 3, 19 per 10 alla 8. Quindi chiaro come il grafico vi fa vedere immediatamente anche gli utility target.
qual è il calore che voi potete scambiare tra fluidi caldi e fluidi freddi senza fare ricorso a calore dall'esterno o a pozzi freddi esterni? È tutto il calore che praticamente è l'intersezione delle curve lungo l'asse X. Quindi da qua a qua. Questa è la quantità massima teorica di calore che i fluidi caldi possono cedere a quelli freddi. Rispettando il delta T minimo. Attenzione, va da sé che cambiare il delta T minimo cambia queste quantità. Perché ricordatevi, lui, se io qua cambio il delta T minimo, lui opera una traslazione orizzontale sulla curva blu per cercare una nuova temperatura di approccio verticale. Ma se io faccio una traslazione orizzontale su una delle due curve, la zona di intersezione lungo l'asse X mi cambia. Per questo il delta T minimo è fondamentale, perché vi va a definire quello che sono i carichi termici e la temperatura minima critica, quella che voi considerate come temperatura di progetto minima negli scambiatori di calore. Allora, questa cosa si può vedere anche in maniera più... Immaginate di fare la differenza a temperatura fissa. Immaginate di fare la differenza tra il delta H blu e il delta H rosso, temperatura per temperatura. Cioè, una differenza da se y fissato. E come, ragazzi, come fare un'integrale di Lebesgue facendo la differenza invece che la somma? Ok. Ottenete questa somma qua. La GCC. Che di fatti, alla temperatura di pinch, la GCC è pari a zero. Perché? Perché qui le curve si toccano. Quindi, a questo punto, lungo l'asse y, H dei blu meno H dei rossi è 0. E difatti, tac. Il valore della GCC, quando io arrivo al massimo, il valore sull'asse X è proprio lot utility requirement. Mentre il valore in asse X, quando io arrivo al punto più basso, è il cold utility requirement. Questa curva è utile perché? Perché sopra il punto di pinch, lui fa vedere temperatura per temperatura qual è il calore che ha bisogno il sistema. Sotto il pinch, vi fa vedere temperatura per temperatura qual è il calore che il sistema deve dar via. Quando arrivo, ad esempio, alla temperatura minima, cosa vuol dire arrivare alla temperatura minima? Vuol dire che ho finito di contare tutti gli stream. Ok? Bene, quando arrivo alla temperatura minima e ho finito di contare tutti gli stream, il calore che devo dar via è il calore totale di tutti gli stream che si raffreddano. Prima di arrivare in fondo, il calore da dar via sarà diverso. Notate che la curva non è monotona, perché? Perché tiene conto dei possibili incroci termici tra fluidi caldi e fluidi freddi. Allora, ad esempio, vedete ad esempio che sotto il pinch qua c'è una non monotonia nel calore da rigettare. Come dire, a 94 gradi il calore da rigettare è più alto di quello da rigettare a 78. E apparentemente è un controsenso, perché io man mano che scendo in temperatura considero più stream nell'analisi. Dov'è la gabola? La gabola è che evidentemente succede che
nell'intervallo di temperatura. Questo, i fluidi caldi devono dare calore senza un fluido freddo in cui scaricarli. Qui, in questo intervallo di temperatura, entra in gioco qualche fluido freddo che si può prendere sul calore dei fluidi caldi. Come si vede questa cosa? Si vede che nel nostro sistema, evidentemente, ci deve essere allora, 380, difatti, vedete, c'è un fluido freddo che si può scaldare. Quindi, il calore da buttare via all'esterno in quell'intervallo di temperatura si può alleviare considerando un fluido freddo da riscaldare. Questo è un esempio. In buona sostanza, questo coso qua, piatto della curva rossa, ve lo ritrovate qui. Dove entra in gioco il fluido freddo, ecco questa rientranza. Allora, nella parte sopra il pinch invece siamo praticamente monotoni, perché a parte questa roba all'inizio, che corrisponde a questa roba qua, poi siamo monotoni perché da qui in poi, vedete, i fluidi caldi sono fuori gioco, perché da questo punto in poi viene a mancare intersezione lungo l'asse X tra le due curve. Quindi da qui in poi i freddi hanno bisogno di calore che non può venire dai fluidi caldi, può venire solo dall'esterno. E quindi la grande curva composta torna monotona strettamente. Allora, l'uso della grande curva composta è una cosa un attimino non complicata, però è una cosa di cui non ci occupiamo oggi, perché è un concetto relativamente avanzato. Quello che mi interessa per oggi è che capiate bene che in teoria, fissato un delta T minimo, voi non potete scambiare tra fluidi caldi e fluidi freddi più calore di quello compreso nell'intersezione. Allora, fin qua tutto ok. C'è un altro problema però. Allora, ce ne sono altri due problemi da considerare e si vedono abbastanza bene sul grafico. Allora, ultima osservazione sulla gran curva composta. Abbiamo detto che dove c'è la temperatura critica, quella di approccio minimo, la curva composta è allo zero sull'asse delle X. Dopodiché si fa la sua corsa verso destra in alto e verso destra in basso. Ok, perfetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la zona sopra la temperatura critica, che nel nostro processo è allora la media fra questi due numeri, quindi 97. Sopra 97, ragazzi, il sistema globalmente chiederà calore all'esterno. Sotto i 97, il sistema mediamente scarterà calore verso l'esterno. Allora, cerchiamo di visualizzare questa cosa qui. L'analisi cumulata delle correnti fredde mi dice che globalmente, una volta superata la soglia di 92,5 gradi, ok, delta T per delta T, i fluidi caldi presenti non hanno abbastanza calore da coprire il fabbisogno dei fluidi freddi presenti. E quindi sopra i fluidi freddi da 92,5 gradi in su,
per ogni delta T che voi considerate, avranno sempre bisogno di almeno un tot di calore da fuori. Questo lo potete vedere sul grafico, perché se voi immaginate di percorrere l'asse Y a piccoli passettini, da qui in poi, per quanto piccoli siano i passettini che fate, il delta H blu meno il delta H rosso sarà sempre in positivo. È chiara l'idea? Pronto? Sì. Questo deriva proprio dal fatto di come sono costruite e incrociate le curve. Deriva dal fatto del requisito che ci deve essere un delta T minimo, ragazzi, tra il caldo e il freddo. Perché altrimenti gli scambi di calore non sono fattibili in realtà, se la roba calda non è realmente più calda di quella fredda. Cioè, o meglio, quando noi definiamo i fluidi caldi all'inizio dell'analisi, noi in realtà non stiamo definendo dei fluidi caldi, stiamo definendo dei fluidi che si devono raffreddare. Viceversa, quando noi abbiamo costruito la tabella dei fluidi freddi, non abbiamo costruito una tabella di roba realmente fredda, abbiamo definito una tabella di roba che si deve scaldare. Ma se poi vogliamo incrociare queste cose in uno scambiatore di calore, affinché il calore fluisca nel verso giusto, allora la roba che si deve raffreddare deve essere anche calda. E la roba che si deve scaldare deve essere anche fredda, se no il calore non passa, per il secondo principio della termodinamica. Ma questo vuol dire che la curva rossa deve stare infallibilmente sopra quella blu. Ma per stargli sopra vuol dire che lungo l'asse X ci deve essere una differenza in positivo. E quindi la parte sopra dovrà immancabilmente, delta T per delta T, chiamare calore da fuori, punto. Viceversa, la parte sotto, delta T per delta T, dovrà buttare calore fuori, punto. L'unico intervallo di temperatura in cui il flusso di calore è minimo o al limite zero è proprio alla temperatura critica individuata per il sistema. Corollario di questa costruzione termodinamica: la zona sopra, ragazzi, chiede calore, la zona sotto butta via calore. Ma quindi, se la zona sopra chiede calore, uno dovrà stare ben attento di resistere alla tentazione, ve lo faccio vedere subito qua, di trasferire calore dalla zona sopra alla zona sotto. Allora, uno degli errori che uno fa quando fa gli scambi termici senza guardare questa mappa può essere, ad esempio, vi faccio un esempio molto, molto, molto stupido, molto pratico. Che bello! Prendo uno dei fluidi che vive in questa zona della curva rossa, 200 gradi. Gli faccio scambiare calore con uno dei fluidi che vive in questa zona della curva fredda, 60 gradi. Ho un delta T medio logaritmico della Madonna, e faccio uno scambio termico efficientissimo con lo scambiatore più compatto del mondo. Ok? Non rispetterò mai gli utility targets, perché sto facendo andare il calore dalla zona sopra alla zona sotto. Ma se la zona sopra è una zona che chiede calore, mentre la zona sotto deve buttarlo via, io sto rubando calore alla zona in difetto per regalarlo alla zona in eccesso. Cioè, sto rubando al povero per dare al ricco. Guarda, Davide, allora, immagina che gli scambiatori di calore siano delle connessioni verticali tra queste due curve. Tu puoi fare connessioni verticali tutte, cioè, veramente parallele all'asse Y, e quindi non violi mai il principio
di dare calore dalla zona sopra il pinch alla zona sotto il pinch. Te lo faccio vedere su quelle shiftate. Allora, vedi, se tu colleghi questa parte con questa, hai portato calore sempre all'interno della zona sopra. E se tu ti colleghi con linee strettamente verticali anche qui, stai facendo fluire il calore all'interno della zona, la zona sotto. Quello che non devi fare è fare un trasferimento di calore con una linea che in questo grafico sarebbe diagonale. Allora, immagina di unire in diagonale questo punto e questo. Tu poi comunque puoi sempre andare avanti e farti le connessioni in verticale tra gli altri punti. Quindi non è che per aver fatto questo scambiatore qui non puoi fare gli altri. Gli altri puoi sempre farli. Però avere rubato calore dalla zona povera per averlo buttato dentro la zona ricca farà sì che tu dovrai dare più hot utility e più cold utility. Ah, ho capito, adesso ho capito. Ci siamo tutti? Allora, il concetto da tenere a mente è che la temperatura critica individuata da questo algoritmo di calcolo, che tra parentesi è stato inventato da un certo Linhof nel 1979, questa temperatura critica divide il vostro sistema complessivo, la somma di tutte le vostre correnti, la divide in una zona bisognosa di calore e una zona bisognosa di refrigerante. Chi sta in alto è la zona bisognosa di calore, chi sta in basso è la zona bisognosa di refrigerante. La regola dell'ottimizzazione energetica, non sto parlando di ottimizzazioni di diverso tipo, che pure esistono, la regola per ottimizzare il sistema dal punto di vista puramente energetico vi costringe a non togliere mai calore dalla zona energeticamente povera per buttarlo nella zona energeticamente ricca. Perché se no andrà a finire che la zona povera dovrà comprarne ancora di più da fuori e la zona ricca dovrà buttarne via ancora di più fuori. Cioè, per dire, è come prima o poi... Voi per ora state fotografando il processo, ragazzi, così com'è, fatto con gli scambiatori virtuali, in cui voi in questa simulazione non vi state ancora ponendo il problema di quali saranno le correnti calde per scaldare e le correnti fredde per raffreddare. Ma voi sapete che prima o poi in pari ci dovrete andare. Va bene. Questa analisi vi dice qual è la parte del processo, in buona sostanza quali sono i fluidi del processo che avranno bisogno delle correnti calde esterne e quali sono i fluidi del processo che avranno bisogno delle correnti fredde esterne e quali sono, in terzo luogo, i fluidi che invece potranno scambiarsi calore tra di loro. Se voi commettete l'errore di scambiare il calore non all'interno di una stessa zona, ma a cavallo tra le due zone, quando andrete a mettere in pari il flow sheet con le correnti calde e fredde esterne, vi troverete un aggravio. Non ci sono cazzi. Cioè, questa temperatura qua critica vi spacca il processo in due zone energetiche. La zona povera in alto e la zona ricca in basso. Se voi togliete al povero per andare al ricco, quando arriverà la grande equalizzazione, il giorno del giudizio, vi troverete che i poveri dovranno prendere ancora di più e i ricchi mollar via ancora di più. Quindi più sorgenti di calore e più pozzi freddi. Allora, corollario numero 2.
tutto questo discorso filosofico che vi ho fatto sta in piedi a una condizione, che la temperatura critica che ci divide il processo in due zone sia una. Perché se di punti siffatti nel processo ce ne fossero più di uno, io dovrei ripetere questo discorso per ogni zona compresa fra un punto critico e l'altro. Proviamo a guardarlo su quella giusta. In altre parole, questo, ragazzi, è il punto in cui uno scambiatore di calore che si trova in questa zona del processo lavorerà nel modo più sfigato possibile. Perché è il punto in cui il delta T media logaritmico dei vostri scambiatori è più vicino alla soglia minima di progetto, quindi il più scarso immaginabile. Tutti gli scambi termici che sono lontani da questo punto staranno sempre meglio come delta T media logaritmica. Ma quindi voi volete fare in modo che il punto più sfigato, visto che proprio deve esserci matematicamente, almeno che sia unico. Che non ce ne siano tanti. Ok, questa è una considerazione di puro buon senso. Ma come si fa a garantire che questo punto sia unico? Bene, bisogna garantire che nella zona superiore la curva rossa sia più ripida, nella zona inferiore la curva blu sia più ripida. Perché immaginate, ragazzi, che dopo un po' la curva rossa comincia a viaggiare essendo meno ripida della blu. Prima o poi arriverete a un nuovo incrocio. E quindi il vostro processo avrà due punti sfigati di scambio termico, non uno. Viceversa sotto. Se qui, appena sotto il punto critico, la curva blu non fosse più ripida e la curva rossa non fosse più piatta, prima o poi arrivereste a un nuovo incrocio. E quindi con un altro punto sfigato. Pronto? Ok. Oh. Sì. Adesso, questa cosa è una cosa abbastanza banale da visualizzare sul grafico, ok? Affinché il punto di incrocio sia unico, le curve devono sempre viaggiare con dei coefficienti angolari, tra virgolette, fatti che il coefficiente angolare dei rossi in alto sia maggiore e il coefficiente angolare dei blu in basso sia minore. Piccolo probleminchio. Quando uno deve tornare da questo grafico al suo flowsheet, c'è subito una cosa che si ricorda, che questo grafico è fatto cumulando tutti i fluidi. Tutti i fluidi da scaldare e tutti i fluidi da raffreddare. Il flowsheet invece è fatto di fluidi singoli da prendere uno per uno. Ma se io voglio tornare indietro da una curva complessiva a i singoli stream, salvando questo principio dei coefficienti angolari, allora io devo rispettare questa regola per ogni scambio termico tra singoli stream. Cioè, è un teorema che si può dimostrare, anche se adesso la dimostrazione qua non mi interessa, comunque sta nei libri specializzati. Praticamente si può dimostrare che se uno fa uno scambio termico, facciamo anche finta nella zona sopra il pinch, con un fluido caldo che ha una capacità termica superiore a quella del fluido freddo, allora prima o poi, a furia di fare errori di questo tipo, le curve complessive otterranno quell'inversione di pendenza che ve le farà incocciare di nuovo prima o poi. Viceversa, nella zona sotto il pinch, se uno non incrociasse fluidi caldi con una capacità termica superiore e fluidi freddi con una capacità termica inferiore, allora prima o poi otterrebbe anche lì di nuovo un incrocio.
Quindi questo è quello che viene chiamato il secondo teorema di Linouf, anche se in realtà è un corollario del primo, che non solo io devo incrociare le correnti senza mai mischiare la zona sopra e la zona sotto, ma quando incrocio le correnti nella zona sopra, il fluido caldo deve avere una capacità termica inferiore a quella del fluido freddo incrociato. E viceversa, nella zona sotto, il fluido caldo deve avere una capacità termica superiore a quella del fluido freddo incrociato. Ovviamente, purtroppo, voi capite che ogni regola di questo tipo poi nella realtà ha le sue deroghe. Cioè il mondo là fuori è pieno di scambiatori di calore che funzionano in deroga ai due teoremi di Linouf. Per una infinità di motivi. Il problema è che adesso non posso mettermi a discutere anche le eccezioni oggi pomeriggio. Cioè, capite ragazzi? Faremo già fatica a fare le regole. Per spiegarvi bene le eccezioni bisognerebbe entrare poi in discorsi che sono anche discorsi di ottimizzazione, quindi per loro natura sempre un po' aleatori e sempre un po' dipendenti dal caso specifico in esame. Quindi le due regole generali però sono queste. Non bisogna mai fare scambi termici rigenerativi che portino a trasferire calore fra la zona povera e la zona ricca. E in zona povera, cioè qua sopra, la capacità termica del caldo deve essere inferiore a quella del fluido freddo incrociato. Nella zona ricca, cioè sotto, la capacità termica del caldo deve essere superiore a quella del fluido freddo incrociato. Queste sono le regole. Poi le eccezioni uno le studia nei corsi avanzati. Adesso, tutto sto bordello di discorsi che vi hanno stonato la testa, come li si traducono in pratica? Allora, c'è un tastino molto comodo da schiacciare. Allora, prendete qua il pannello principale, lo vedete? Mm-hmm. Allora, vedete l'ultimo pulsante a destra? HEN Grid Diagram. Significa Heat Exchanger Network Grid Diagram. Allora, visualizzata così, questa cosa non serve a niente. Quindi, cliccate qua, Show Hide Pinch Lines. Ok. Praticamente Aspen vi sta facendo vedere adesso quali fluidi di classe rossa e quali fluidi di classe blu stanno nella regione povera, questa di sinistra, e nella regione ricca di calore, quella di destra. La regione povera che deve prendere e la regione ricca di destra che deve dare. Siamo arrivati tutti fin qua? Mm-hmm. Sì. Sì. Sì, sì. Allora, purtroppo, questa si chiama stream chart e la stream chart prodotta dall'Aspen Energy Analyzer ha un difettino. Cioè, richiede molta attenzione per essere usata perché, allora, le stream chart che vengono disegnate nei libri, nei case study e così, hanno una cosa molto molto comoda, che le barre che rappresentano i fluidi sono traslate tra di loro in modo che i punti di inizio e i punti di fine siano sfalsati a seconda della loro temperatura. Ad esempio, vedete che questo fluido caldo qua va da 223 gradi a 85. Ok? Questo fluido freddo va da 50 a 93. Però Aspen ve li disegna allineati in senso orizzontale, nonostante le temperature siano molto diverse. Ci sono dei programmi, soprattutto quelli che uno si fa a casa sua,
per conto proprio, che queste cose ve le disegnano sfalsate. Tipo, il 223 non lo vedrei sullo stesso livello in orizzontale di un 93. Allora, questo significa che uno deve prestare un po' d'attenzione quando accoppia gli stream. Perché, allora, fatto salvo che lui vi traccia la linea di demarcazione tra le due zone, e meno male, almeno quella, all'interno della stessa zona uno potrebbe confondersi e per dire dico questo è caldo perché è rosso, questo è freddo e blu, li faccio passare nello stesso cambiatore di calore. No, perché questo caldo va da 223 al pitch dei caldi che è 102, mentre questo freddo va da 150, lo vedete, a 225. Quindi in realtà il fluido blu da scaldare è più caldo del fluido caldo da raffreddare. Quindi questo accoppiamento non si può fare. Il problema è che nell'Aspen Energy Analyzer, per accorgervi di questa cosa, dovete leggere i numerini delle temperature. Non lo potete vedere a colpo d'occhio. Voi a colpo d'occhio potete vedere soltanto la divisione tra la zona povera e la zona ricca. Scusa Antonio, mi puoi ripetere qual è la zona povera? Allora, la zona povera è quella di sinistra. Io per zona povera intendo la zona che chiede calore dall'esterno. Ok, quindi il fluido, quello rosso con 223 gradi. Allora, praticamente, torniamo qua. Allora, tutto quello che vive qua sopra è rappresentato in questo pannello di sinistra. Tutto quello che vive qua sotto è rappresentato in questo pannello di destra. Ok. È più chiaro così? Sì, sì, sì. Il problema è che, vi stavo dicendo, tutto questo discorso per dire che Aspen traccia il diagramma per motivi suoi grafici, allineando i fluidi orizzontalmente. Quindi uno deve leggersi le temperature nei numeri, non le può desumere dalle frecce. Tutto qui. Ok. Però okay, con questo diagramma è molto facile rispettare la prima regola di Linhof. Perché uno capisce subito qual è lo scambio proibito da non fare. Tipo andare da qua a qua. Secondo il primo teorema di Linhof, accoppiare questo fluido qui con questa parte bassa del fluido 1 è proibito. Allora, purtroppo Aspen non stampiglia qua sopra anche i valori delle capacità termiche. A cosa servono i valori delle capacità termiche? A rispettare il secondo teorema di Linhof. Cioè, quando io faccio uno scambio termico in questo pannello di sinistra, devo ricordarmi che per il secondo teorema il CP del fluido rosso deve essere inferiore al CP del fluido freddo. Qua questi numeri non vengono stampati, quindi uno ogni volta deve riprendere la fluid list originale. Cioè, ad esempio, se io sto programmando di fare uno scambio tra questo fluido, che è il numero 3, e facciamo finta il numero 2, sparo a caso, devo andare a vedere nella fluid list se il fluido 2 e il fluido 3 hanno delle capacità termiche che rispettano il secondo teorema di Linhof. Ad esempio, fluido 2, il CP per 10 alla 7, mentre il fluido 3 è un per 10 alla 4. Quindi in questo caso, uno scambio termico fra il fluido 3 e il fluido 2 sarebbe permesso in base a tutti i teoremi che vi ho spiegato finora. Ad esempio. Adesso, qual è lo scopo del gioco? Progettare su questo diagramma tutti e soli gli scambi termici
che portano a fare lo scambio termico totale permesso, cioè lo scambio termico di questa zona qua. Cioè, se uno fa la differenza dell'entalpia tra questo punto e questo punto, trova il calore totale complessivo che può stare negli scambi termici rigenerativi. Quando uno qui ha finito di fare scambi termici rigenerativi, secondo le due regole di Linux, e fa un totale pari al calore letto in questa intersezione, ha finito. Ora vedete che in prima battuta uno di opzioni qua ne ha più di una. Ad esempio, il fluido 3 può scambiare non soltanto con 2, può scambiare calore anche col 6. Proviamo a controllare. Perché anche il 6 ha una capacità termica superiore a quella del 3, vedete? E ha delle temperature che vanno bene. Circa. Almeno come temperatura di uscita, vedete ragazzi che il 6 è molto più freddo del 2. Qua ad esempio il 6 uno lo può escludere in base alla temperatura d'ingresso. Perché il 6 comincia a 106 gradi, mentre il 2 finisce a 102 al pinch. Quindi, ad esempio, potremmo avere un problema a questo lato dello scambiatore. Quindi, 3 e 2 mi va ancora bene, 3 è... mentre 3 e 6 non mi va bene da questo punto di vista. 7, 10, 11 e 12 li posso scartare in base allo stesso criterio. Ok? Io qua devo finire a 102, mentre questi entrano tutti più in alto. Potrei fare uno scambio termico fra il fluido 3 e il fluido 1. Anche. Mi seguite? Pronto? Sì, sì. Sì. Allora, sono possibilità che uno può esplorare. Vediamo un po', 3 e 1, secondo la regola di calori specifici, va ancora bene, perché 3 è per 10 alla 4 e 1 è un per 10 alla 5. Quindi nella zona sopra il pinch rispetta anche questo la seconda regola di Linhof. Quindi abbiamo visto che nella zona sopra il pinch, la zona cosiddetta povera, abbiamo almeno due scambi termici fattibili, 3 e 2 e 3 e 1. Allora, in questi casi, la prima regoletta empirica che uno adotta per togliere di mezzo le varianti è privilegio lo scambio termico che mi porta a soddisfare il carico termico di almeno uno degli string coinvolti. Cioè, se facendo scambiare calore tra questo pezzo di 3 e 2 riesco a soddisfare tutto 3 e tutto 2, ok. Viceversa, se facendo scambiare calore tra 3 e 1 riesco a soddisfare o tutto questo pezzo di 3 o tutto questo pezzo di 1, allora va bene lui. Ma questa è una regola empirica che serve semplicemente a guidare la scelta in questi casi. Allora, lato pratico, perché sennò ho cominciato ad annoiarmi, giustamente. Come si fa a fare uno scambiatore di calore qua sopra? Allora, prendete la prima iconcina, questa qua, con le due barrette, e cliccate col destro. Allora, se cliccate col destro e trascinate sulla stream chart, vedete che quando passate sopra una corrente, il marker diventa come un bersaglio. Allora, rifaccio. Vado dove c'è scritto Additive Exchanger, schiaccio col destro, tengo premuto e mi porto qua sullo stream 3.
e poi lascio. E mi compare una bollicina rossa. Vi risulta? Sì. Sì. Davidi? Sì, sì. Ok. Sì, sì. Adesso ci cliccate banalmente col sinistro e la portate allo stream, sempre col drag and drop, la portate dove pensate di voler fare lo scambio termico, in questo caso sul 2. E Aspen vi disegna quello che in gergo si chiama il lecca-lecca. Allora, a questo punto fate doppio clic su uno dei due palloni del lecca-lecca e vi si apre quest'altra finestrella qua. Allora, come si legge questa finestrella qua? I quattro quadrati più esterni qui sono le temperature di ingresso e di uscita di un fluido dal processo. Ok? Quindi noi stiamo maneggiando un fluido di classe caldo che è caldo a 223 e deve raffreddarsi fino a 85, il glicerolo di riciclo, con un fluido freddo da scaldare che va da 93,5 a 95. Che cos'è? Questo è il feed, ma che bolle. Cioè, entrando di nuovo in questo scambiatore qua, stiamo guardando praticamente questa cosa qui. Ok? Quello che noi abbiamo chiamato fluido 2 è questa parte qua nella HT curva dello scambiatore di ebollizione del feed. Vedete? Quindi c'è da prestare qua, in questa tendina, bisogna fare attenzione a una cosa importante. Mentre qua voi vedete la zona di confine tra le due regioni dello scambio termico, ve la vedete stampigliata, qui dentro questa tenda l'informazione ve la perdete. E infatti vedete che lui vi lista come temperatura di uscita plausibile per il fluido caldo 85 gradi. Mentre il confine per i fluidi caldi è 102,5. Cosa vuol dire? Vuol dire che ok? Sono qui. Il fluido numero 3 arriva fino a 85. Cioè va a cavallo tra le due zone. Qui l'informazione ce l'avete chiara perché c'è la riga nera in mezzo, ma qui dentro questa maledetta tendina Aspen non ve la fa vedere. Quindi come si rimedia questo fatto? Siccome voi sapete quello che fate e avete sempre tutto sotto controllo, vi mettete in questa casella qua appena a destra del pallone e scrivete la temperatura minima a cui potete uscire, ad esempio. Ok? Questa è una possibilità di fare le cose. Ce ne sono anche altre, ma cominciamo così. Poi casomai vediamo le alternative. Per il fluido blu numero 2 invece non c'è problema, perché il fluido 2 numero 2, blu numero 2 entra nel sistema a 93,5 gradi, mentre la temperatura critica dei blu è 92,5. Il fluido 2 non vive a cavallo tra le due regioni. Quindi qui potete mettere una temperatura uguale a quella
sua iniziale propria. Allora, cosa vi manca per specificare questo scambiatore? Beh, avete selezionato tra i quadratini blu vicino ai palloni che rappresentano lo scambio termico effettivo, dovete selezionarne 3 su 4. E il quarto lo calcola lui. Noi ne abbiamo fatti 2. Ci tocca andare per tentativi. Allora, in questo scambiatore di calore, ragazzi, possono succedere 2 cose. O il fluido rosso fa tutto il range di temperatura permesso, o il fluido blu fa tutto il range di temperatura permesso. Ovviamente uno può armarsi di carta, penna, calcolatrice e farsi in anticipo il conto, no? In alternativa, uno può andare per tentativi e vedere se lo scambio termico è fattibile o no, perché comunque se uno mette l'opzione sbagliata, questo gli genera un messaggio d'errore. Ad esempio, se io qua provo a scrivere 95, vediamo cosa succede. Che Aspen calcola una temperatura dall'altra parte del fluido rosso di 362. Ma non va bene perché? Perché 362 è maggiore di 223. Mi seguite? Quindi l'alternativa valida era l'altra, cioè che sia il fluido rosso a essere completamente soddisfatto in questa zona. Risultato: il fluido blu non riesce ad arrivare a 95, arriva a 94,19. Chiaro fin qui? Ma in questo caso poi gli ammetti un piccolo bruciatore o qualcosa? Certo, bravo, esatto. Ok, perfetto. Naturalmente, Enrico, lo sai che il sistema dovrà essere pieno di sorgenti di calore esterne, perché comunque ricordiamoci sempre questi sono i requisiti minimi, cioè al netto di questi scambi energetici intra-flow sheet. Ma anche quando io avrò finito di disegnare tutti i lecca-lecca possibili e immaginabili, avrò sempre questi calori in ingresso e in uscita da rendicontare. In altre parole, io disegnando lecca-lecca da qua fino a che non cala la notte, potrò coprire al massimo questa zona, da qui a qui, ma non tutto quello che mi serve, cioè fino a qua e fino a qua. Chiaro? Cioè, non fate confusione, come alcune volte fanno, che a furia di disegnare i lecca-lecca su questo diagramma, uno fa diventare 0 e 0 queste due requirements. No! Disegnando lecca-lecca su questo diagramma, uno alla fine rispetterà questi requirements. Ripeto, noi stiamo riempiendo questa zona qua dentro. Perché? Attenti un attimo bene qua. Se voi soddisfate tutti gli scambiatori di calore che abbiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, li soddisfate tutti con sorgenti di calore esterne, sia in ingresso che in uscita, e fate poi il conto del calore che entra e del calore che esce, voi non ottenete questi due numeri, ottenete molto di più in valore assoluto. Questi due numeri voi li ottenete soltanto disegnando i lecca-lecca che vi fanno gli scambi termici di questa zona qua. Chiara l'idea? Oh. Allora, questo processo è abbastanza facile, meno male perché comunque per voi è una novità, iniziare da uno difficile non aveva senso, perché ad esempio vedete che con un solo lecca-lecca la zona a sinistra è già bella che è a posto.
In che senso è a posto? Come diceva Enrico, io dovrò ancora comprare un sacco di calore dall'esterno per soddisfare tutta sta roba qui, tutto sto coso qua e un pezzo di qua. Però ho finito con gli scambi rigenerativi, perché vedete che il fluido 3 ha fatto tutta la corsa tra la temperatura massima e la temperatura critica. Il fluido freddo, il fluido 3, non posso raffreddarlo più di così con questo scambiatore, altrimenti farei un trasferimento di calore a cavallo del pinch. Cioè, guardate cosa succede se io metto che il fluido 3 può scendere a meno di 102 gradi e mezzo. Facciamo finta a 101. Ah, il fluido blu mi si scalda di più. E magari riesco anche a portarlo a fine corsa. Allora, qua, scusate. Ok, ad esempio, il fluido 1 non riesce ad arrivare a fine corsa, però ci sono più vicino, raffreddando di più il fluido 3. Quindi, apparentemente, sto facendo meglio. No, perché sto trasferendo calore tra la zona povera e la zona ricca. Apparentemente sto facendo meglio, ma la pagherò dopo. Chiaro? È il primo teorema. Mi rendo conto di avervelo spiegato solo a parole, mentre i teoremi andrebbero spiegati con le formule. Se avete voglia di leggere formule, vi consiglio un libro. Insomma, mi sembrava che il ragionamento dal punto di vista qualitativo filasse abbastanza. Sì, per oggi va bene così. Ok, quindi nella zona sopra ho finito con gli scambi rigenerativi. L'alternativa sarebbe andare a vedere cosa succedeva facendo questo scambio tra il fluido 3 e il fluido 1, che era anche papabile. Però io non me ne preoccuperei. Perché? Perché noi adesso, tornando un attimo dal mondo dell'algebra al mondo coi piedi per terra, noi sappiamo, ragazzi, che il fluido 1 e il fluido 2 in realtà sono lo stesso fluido, il feed, semplicemente preso in due momenti diversi della sua vita termica. Cioè il fluido 1 era il feed che si preriscalda e il fluido 2 è il feed che bolle. Quindi vuol dire che in realtà, tecnologicamente, io piazzerò uno scambiatore di calore fra il riciclo e il feed, cioè farò un accoppiamento termico circa fra questi due blocchi, semplicemente con l'accortezza di prendere il fluido 3 alla massima temperatura che ha e di farlo uscire dallo scambiatore quando è ancora a 102 gradi. Punto. Quindi adesso mi devo preoccupare di fare, progettare gli scambi termici rigenerativi adesso nella zona di destra, la zona cosiddetta ricca. Allora, anche qua la struttura del problema ci semplifica la vita, perché c'è solo un fluido che nella zona di destra ha bisogno di essere scaldato, il feed. Tutti gli altri a destra non devono essere scaldati, devono essere raffreddati. Quindi, regola di Linhoff alla mano, devo preoccuparmi però che i fluidi rossi a destra abbiano una capacità termica stavolta superiore. Perché nella zona sotto voglio che la curva rossa sia mediamente più piatta. Quindi, il fluido 1 ha una capacità termica dell'ordine di 10 alla 5. Vedete? I fluidi rossi con cui voglio incrociarlo dovranno avere una capacità termica maggiore di 3 per 10 alla 5. Allora, i fluidi rossi a disposizione sono il 3 parte 2.
8, 9, 4 e 5. Allora, il 3 non va bene, perché calore specifico ordini diciamo a 4. Tutti gli altri vanno bene, perché ad esempio il 4 ha un 8 predice alle 5, andrebbe già bene. Quindi, in ossequio alla regola di Linhoff, per soddisfare il fluido 1 nella zona sotto il pinch, va bene qualsiasi di questi tranne il fluido 3. A patto che, chiaro, le temperature siano in bolla, perché una considerazione sulle temperature, ragazzi, ci porta a escludere il fluido 5. Perché il fluido 5 al massimo è caldo 78,9 gradi, mentre il fluido 1 deve arrivare fino a 92,5, se ce la fa. Potrei provare a fare qualcosa con il fluido 8. Allora, proviamo a vedere cosa succede accoppiandoci col fluido 8. Cioè, il fluido 8 vive tra 102,5 gradi e 100,5 gradi. È abbastanza caldo da star sempre sopra il fluido 1. Allora, proviamo a vedere che succede. Non fate caso a questo brutto sbrego che fa adesso Aspen nel disegno, perché lo mettiamo a posto. Allora, intanto la prima cosa. Fluido 1 esce dal processo a 93,5, ma la sua temperatura critica è 92,5, quindi gliela scriviamo subito come limite per rispettare il primo teorema. Fluido caldo 102,5. Allora, in questo caso, ragazzi, vedete che la temperatura critica del fluido caldo coincide con quella sua iniziale. In questo caso si può cliccare su questa casella qua, Tide. E adesso lui darà messaggi di errori di cui fregatevene, perché sono messaggi di errori grafici. Allora, se non volete avere questi messaggi d'errore, fate semplicemente così. Scrivete 102,5 a mano. E se si ostina, scrivete 102,49. O 102,4. Ok? Pronto? Sì, ci sono, anche me l'ha fatto e così funziona. Sono solo dei piccoli errori, dei bug, non è niente di serio. Adesso, come prima, facciamo la prova. Vediamo quale dei due fluidi finisce la sua corsa. Se il numero 8 o il numero 1. Allora, vediamo se è il numero 1. No. Perché? Allora, voi vedete che se io dovessi far fare al fluido 1 tutta la sua corsa, quindi dai 50 gradi che nasce fino al pinch, il fluido 8 dovrebbe scendere fino a 88-77 gradi, ok? Ma il fluido 8 non deve finire a 88-77 gradi, deve finire a 105. Quindi, se io qui scrivessi 100, allora, se io qua cancellassi la temperatura fissa sul fluido 1 e provassi a fissare questa, avrei finito col fluido 8, ma dovrei poi inventarmi qualcos'altro per portare ancora sul fluido 1. Chiara l'idea?
Sì. Cioè dovrei aggiungere un altro lecca lecca. Va bene, plausibile. Non è questo che mi sconvolge, il fatto che forse dovrò aggiungere un altro lecca lecca. Ma prima di aggiungere un altro lecca lecca, vedo se riesco a ottenere una combinazione migliore accoppiando il fluido 1, ad esempio, col fluido 7. Perché prima di aggiungere altri scambiatori di calore, provo a rispettare la regola empirica di fare dei match 1-1. Ho altri fluidi a disposizione, almeno altri due, il 9 e il 4, quindi ci provo. Quindi questo lo cancello, clicco in basso a sinistra, delete, e faccio un'altra prova con il fluido 9. Allora, il fluido 9 parte da 100,5. Il fluido 1 parte da 50. Vediamo se riesco a soddisfare il fluido 1. Ok. Allora, vedete che qua, allora, se non volete avere la riga in diagonale, che è molto brutta da vedere, questo è un bug grafico, semplicemente scalate queste temperature di un epsilon. E così imbrogliate, ragazzi, l'interfaccia grafica. Allora, a volte funziona. Ok. Vediamo se me lo prende fino alla fine. Sì. Allora, che cosa ho ottenuto facendo lo scambio termico fra 9 e 1 anziché fra 8 e 1, che 1 fa tutta la corsa fino al pinch point e il fluido 9 praticamente, guardate che ha una temperatura di uscita 99,8 vicinissima a quella di uscita finale prevista, quindi praticamente a meno di 0,3 gradi centigradi, cioè niente, ho soddisfatto il fluido 9. Quindi praticamente io, non teoricamente, ma praticamente, ho anche finito con la zona di destra mettendo un solo lecca lecca. Allora, praticamente che fai? Prendi un heat stream e lo fai uscire dal condensatore. Tac. Ok, poi ti poni un dubbio. Ma cosa diceva la mia energy analysis? Fate scorrere il cursore del mouse sul lecca lecca o fate doppio clic sul lecca lecca. E dice duty 1,28 per 10 alla 7 kJ ora. Ok, allora io nel mio flowsheet ho i duty in gigacalorie. Comunque, se entro dentro lo stripper, vado nei risultati, guardo il condenser e me lo metto in kJ ora. Ok ragazzi, allora cosa vedo? Vedo che in valore assoluto 1,28 è inferiore a 2,04. Pacifico. Quindi vuol dire che io non posso prendere tutto questo stream e schiaffarlo nel feed per rappresentare questo blocco.
devo riscalarlo. Quindi lo devo riscalare di quanto? Calcolatrice, vieni, mi aiuto. Allora, 1,28 fratto 204. Ok, è solo il 63% di questo stream che potrà entrare nel feed. L'altra parte, ragazzi, è lo stream 8. Ok? Perché lo stream 8 è sempre condensatore dello stripper parte 1. Quindi, io prendo adesso uno splitter, però non prendo uno splitter normale, prendo un Q-split e ci faccio entrare dentro questo stream qua. Faccio due uscite. E metto il valore che ho trovato, 0,627. Adesso devo aggiungere uno scambiatore di calore che mi faccia sta cosa qua. Prendo un exchanger normale e ci connetto il feed. Adesso ho un nuovo feed da specificare, vabbè, ma è facile perché devo copia e incollare i dati dallo stream originale. Niente paura. Erano, allora, in massa 50.000 chiliora di etanolo 04 acqua 06 a 50 gradi centigradi e 1,5 bar. Ok? Pronto? Sì, ci sono. Allora, praticamente ho preso il feed, l'ho riconnesso all'indietro dentro un nuovo heat exchanger e poi ho attaccato in ingresso al nuovo heat exchanger una replica del feed, tutto qua. Adesso il nuovo heat exchanger si becca in ingresso l'heat stream che viene dal condensatore dopo lo split dell'heat stream. Quindi prendo il carico termico del condensatore, lo riscalo perché il calore totale di condensazione è più alto del calore che deve passare in questo blocco. Ho trovato che la percentuale di riscalamento è il 62,7%. E questo equivale a fare uno split dei flussi di calore. Il flusso di calore che mi porta il 62,3% di questo delta H lo butto qua dentro, manca solo da specificare la pressione qua, 0. A questo punto provo a farlo girare. Incredibile. Ha tenuto botta. Ok? Allora, guarda caso, lo stream 1 si scalda fino a 92,5 gradi, che è esattamente
la temperatura che avevamo previsto a cui si scaldasse e che è la temperatura di pinch dei fluidi freddi. Total load 1,31. Allora, no, vediamo, il load dello scambiatore 1,28 per 10 alla 7 kJ all'ora. Vediamo se è vero. Perfetto. Adesso devo rappresentare lo scambio termico tra il riciclo del glicerolo e il feed che bolle. Allora, in questo caso, allora qua ho due opzioni. Una molto molto semplice. Allora, l'opzione molto semplice sarebbe prendere il carico termico che esce da qua, splittarlo come ho già fatto prima per trovare il carico termico effettivo che può passare e poi inserire lo stream. Allora, in questo caso però facciamo in una maniera un po' diversa. In questo caso facciamo l'incrocio termico delle correnti in uno scambiatore apposta. Quindi, cosa faccio? Allora, questo lo cancello. Questo lo cancello e metto uno scambiatore di classe adatta. Allora, potete usare sia l'ITX che l'MITX, è indifferente. Cambia come li specificate dentro, però per quello che dobbiamo fare noi adesso, entrambi i blocchi sono uguali. Allora, io uso l'MITX perché, come dice Davide, io uso i blocchi da bambini. Allora, l'importante è che connettiate quello che esce dalla pompa come hot feed. E il feed invece, cioè la miscela idroalcolica, come cold feed. Poi, il feed della colonna è il cold product, mentre il solvente che va in colonna è l'hot product. Adesso ci sono da prestare attenzione alle specifiche qua dentro. Allora, attenzione ragazzi alle specifiche. Indipendentemente dallo scambiatore che avete usato, qual è la specifica chiave? Qui noi, con questo scambio termico, noi soddisfavamo tutta la corsa dello stream 3 fino al pinch. Quindi vuol dire che la specifica di questo scambiatore è che il fluido 3, cioè il glicerolo recuperato, si deve raffreddare fino a 102,5 gradi. Chiaro? Allora, una volta fatta la specifica, aspettate prima di farlo girare perché ovviamente c'è un'altra cosa di cui tener conto. Quindi io comincio a specificare sto coso. Qui ho posato in prato, puoi mettere dentro anche il duty, che è uguale. Sì, puoi andare a leggerti il duty sull'Aspen Energy Analyzer e mettere duty, esatto. Io però, se posso, preferisco specificare le temperature. Ok? Allora,
Allora, qua mi dà una paletta rossa perché mi dà una paletta rossa perché io facendo questo gioco di connessioni e riconnessioni, ok, ho sminchiato che cosa? Una sensitivity analysis. Perché ho cancellato uno scambiatore di calore di cui prima stavo calcolando delle cose. Niente, allora cosa faccio? Praticamente, siccome questa sensitivity analysis, ragazzi, non mi serve più, faccio che cancellarla. Questo dipende da come voi avete ritracciato le connessioni nel flowsheet. Allora, aspettate a farlo girare, perché vi accorgete subito che qua c'è un problema. Bisogna raffreddare ancora il solvente. Oh, e non solo bisogna raffreddare ancora il solvente, bisogna portare il feed fino al punto in cui era prima. Ok? Quindi attenzione, ci vogliono di nuovo altri due scambiatori di calori, quelli del tipo semplice, che facciano quello che manca da fare. Adesso attenzione a come fate le connessioni qua, perché se voi staccate gli stream dalla colonna, poi dovete rispecificare dentro la colonna. Se voi li staccate da qua, è meglio prima fare così. Ok? Se avete usato uno scambiatore di classe MITX, è bene non staccarli mai dentro le sue connessioni se queste due caselle non sono bianche. Altrimenti si impalla. Ok, allora il solvente doveva entrare a 85 gradi. Mentre il mio feed doveva entrare con un grado di vaporizzazione del 20%. Io non so le vostre colonne come erano state ottimizzate, ma la mia era stata ottimizzata così. A questo punto dovrebbe funzionare. E difatti, allora vedo che il glicerolo ha recuperato i 602,5. Il feed si scalda circa fino a 94. Ah, 94,19, mentre qua Aspen Plus mi stampiglia 94,1. Perfetto. Adesso questo rigeneratore mi sta facendo un duty. Che in kilojoule ora è di 8 per 10 alla 6, mentre qui l'Energy Analyzer calcolava 7,7. Insomma, c'è il suo grado di approssimazione, amen. Che dipende dal fatto che noi abbiamo inserito le capacità termiche nell'Aspen Energy Analyzer dopo aver preso i dati dai grafici delle TH curve in Aspen.
e nel tirare giù quei dati abbiamo fatto inevitabilmente delle piccole approssimazioni che adesso vengono fuori qua così circa. A questo punto, per vedere se il flowsheet è veramente energeticamente ottimizzato, io devo fare due cose. Due cose mi rimangono da fare. Primo, devo sommare lo scambio termico qua e qua e vedere che corrisponda a questo spazio sull'asse X. Un'altra cosa che devo fare è sommare tutti gli scambi termici che mancano con i pozzi caldi e freddi e vedere che corrispondano agli utility target. Chiara l'idea? Quindi, allora, io mi faccio vedere fuori i risultati. Allora, mi aggiungo un decimale. Oh, non mi ti impallare adesso, stronzone. Mi aggiungo un decimale e mi faccio la somma, ad esempio, di tutta la hot utility che mi serve. Allora, cosa mi serve ancora a me alla hot utility? 0,25 gigacalorie ora. No, scusate. 2,11 gigacalorie ora per far bollire definitivamente il feed fino al 20% di evaporaflusso, va bene. Più 7,30 di calore di caldaia della colonna di distillazione. Più 22,47 di calore di caldaia dello stripper. E basta. Con le 8 utility ho finito. E queste sono 31,88 gigacalorie ora, che diviso kilojoule, devo fare diviso, sì, che per fare in kilojoule all'ora devo moltiplicare per 4186 e altri 3 zeri. Quindi sarebbero 133 milioni, giusto? Quindi 1,3 per 10 alla 8. 1,32 per 10 alla 8. Ok? Quindi a meno delle inevitabili approssimazioni, tutte le 8 utility che devo chiamare in causa rispettano il minimo energy target. Adesso dovrei fare la controprova con le cold utility. Allora, 0,25 per riscaldare il glicerolo, più 10,48 al condensatore della prima colonna, poi che mi manca come cold utility? Mi manca il calore che esce dallo splitter ma che non va nella rigenerazione, quindi 4,89 per 1 meno 0,627, che era la frazione di splitting. Allora, totale 12,55 qualcosa gigacalorie ora. Lo trasformo in kilojoule e ho, allora, 52.550. Quindi, 5,2 per 10 alla 7. 5,2 per 10 alla 7. Insomma, se uno va a leggere la letteratura sull'argomento, adesso non mi ricordo l'articolo. Aspettate un attimo che ve lo prendo fuori, però. Oh, non mi ricordo se è questo o un altro.
Ok, allora, guardate qua lo stripper. Il calore al reboiler è parecchio alto. E soprattutto, allora, la temperatura della caldaia è anche quella parecchio alta, perché il problema sono le caratteristiche, ragazzi, termiche del glicerolo. Allora, a volte, come cita questa reference, in queste condizioni cosa si fa se col senno di poi è economicamente vantaggioso? Si mette lo stripper sotto vuoto. Se voi vi rifate il flow sheet con uno stripper che lavora a 0,15 bar e ottenete una fluid list caso 5B, ok, la trovate su Dropbox se vi interessa, allora ottenete una stream chart che praticamente, allora, le curve finiscono più in basso, perché vi trovate che questa caldaia non lavora più a 220 gradi e passa, ma lavora praticamente soltanto a 110 e qualcosa. E anche il calore di ribollizione è minore. Praticamente vi viene fuori un energy analysis del flow sheet, se lo stripper ce l'avete sotto vuoto, molto più favorevole. Perché la hot utility, l'hot utility requirement è inferiore. La temperatura massima a cui dovete arrivare è inferiore e gli scambi termici da fare, poi però vedete che quando andate a stampare la stream chart per fare gli incroci, avete una situazione un po' più complessa nella zona destra. Cioè non ve la cavate con soltanto due lecca. Ho fatto la prova ieri e ce ne vogliono almeno tre. Quindi se vi volete divertire a fare un esercizio per vedere se avete capito bene queste cose, potete provare a rifare il flow sheet mettendo lo stripper sotto vuoto e a rifare tutto poi di conseguenza. Se volete farlo veramente, però, ricordatevi che una volta messo lo stripper sotto vuoto, ragazzi, la portata volumetrica del vapore aumenta e dovete rifare il dimensionamento della colonna. Dovete cambiare almeno il diametro, altrimenti i grafici idraulici non stanno più in bolla. Basta, chiusa parentesi. L'analisi energetica, come ve l'ho spiegata oggi, qua abbiamo lavorato soltanto col primo e il secondo principio della termodinamica. Ok? Allora, da un certo punto di vista dovete prendere l'apperorio colato, perché è proprio dimostrato che se uno non fa gli scambi termici in questo modo, pagherà di più la hot utility e la cold utility. Questo però, ragazzi, non vuol dire, dall'altra parte, che pagare di più la hot utility e pagare di più la cold utility non vi faccia risparmiare da altre parti. Viceversa, siccome questa analisi è nata tanto per fare anche il retrofitting, esistono comunque delle condizioni che non si possono retrofittare per altri motivi, tipo in impianti reali, se anche uno trova con le regole di Linhof che uno scambiatore di calore è messo nel punto sbagliato, ma cambiare quello scambiatore di calore avrebbe un costo che tanto vale chiudere l'impianto e andare tutti a casa, allora pazienza, capite? Anche perché poi voi capite che se uno andasse al di là dell'analisi dei kilowatt, come ve l'ho fatta oggi, e cominciasse a fare l'analisi degli euro, oggi, ragazzi, il petrolio costa meno di 20 dollari al barile. All'indomani dell'11 settembre quanto costava? Quindi un'analisi fatta oggi, nella pandemia, o fatta a ottobre del 2001, ci davano fuori due analisi di costo completamente diverse, magari anche a parità di kilowatt. Tipo, ottobre 2001, col petrolio schizzato alle stelle, uno avrebbe riempito il flow sheet di scambi termici rigenerativi. Nell'anno della pandemia,
col petrolio che non costa un cazzo, uno lascia tutte hot utility e non perde neanche tempo a fare l'analisi del diagramma Lecca-Lecca. Sempre che non ci sia Greta a dettare legge. Oh, zio buono, sì, guarda. Mi mancava questa. Ma lo sai che oggi ho sentito la radio, Enrico, che qualcuno si è ostinato anche questo venerdì a fare un qualche cazzo di sciopero simbolico per il clima. Sì. Zio Cristo, cioè... Non c'è in giro più una cazzo di macchina un po' tutta aereo fare... Appena qualcuno ha detto che forse siamo fuori dal picco dell'epidemia, stiamo andando nella fase 2, ritornano fuori tutte le cazzate dei vecchi tempi. Sì. Basta, come dimenticare 2 mesi passati chiusi in casa? Quelle solite cazzate. Esatto, cioè qual è la prima cosa che dovevi fare? Poi appena ricomincerà il campionato, basta, si pensa al campionato, si pensa a qualcuno che fa il cazzone al Montecitorio. Qual è stata l'unica lega sportiva che non ha mai sospeso il campionato di quest'anno? La Lega Calcio. Fischia. Sono cose che fanno riflettere. Vabbè, c'è qualche altra obiezione. Comunque, tutte queste cose stanno su un libro. Non mi ricordo se è ancora su Dropbox o l'avevo tolto per liberare spazio. Sì, guardalo qua. Il Pinch Analysis e Process Integration. Sta tutto qua. Oggi praticamente abbiamo fatto il capitolo 2 più un esempio pratico. Ok, perfetto.